Imparare a mangiare sano in età scolare fa bene alla salute, è perciò importante acquisire comportamenti alimentari corretti che si basino su una dieta variata ed equilibrata. Nasce con questo obiettivo l'opuscolo informativo realizzato da Gestione Servizi Integrati, la società che si occupa della refezione scolastica per il Comune e attualmente impegnata nella seconda municipalità. È una piccola guida all'educazione alimentare rivolta ai genitori dei ragazzi, presentata questa mattina nel teatro dell'Istituto Comprensivo Adelaide Ristori. È un'idea che ci è venuta nel corso di questi anni, dall'esperienza concreta, perché spesso lavorando con i genitori, fornendo il pasto ai loro bambini, ci hanno sempre chiesto ma cosa mangiano a pranzo. L'opuscolo è realizzato per far conoscere alle famiglie i cibi somministrati ai propri figli a scuola ed illustra i criteri alla base dei menù proposti. Abbiamo fatto riunioni, inviti e più di un convegno con i genitori per una sana e corretta alimentazione. Adesso la guida potrebbe aiutare i genitori proprio con l'integrare quello che mangiano a pranzo con la mensa, la sera quello che cucinano in famiglia e soprattutto dare a molte mamme che via per la giovane età, via per il tempo, via per il fatto che lavorano, per la cucina diciamo, dei loro figli non è che non dedicano attenzione, anzi super attenzione, hanno paura che questi bambini muoiano di fame, però forse non con quel cibo corretto che va fatto. È una guida utile sicuramente, pone anche il servizio di ristorazione per quello che è la vocazione, non è solo di offrire il pranzo a scuola, ma di essere la guida per una sana e corretta alimentazione. La guida fornisce informazioni anche sulle materie prime che le ditte sono obbligate ad utilizzare nella preparazione dei pasti e sulla base del pranzo offerto a scuola propone ai genitori anche menù per la cena e consigli sulla prima colazione e la merenda. Abbiamo anche fatto una proposta di menù per la sera, in modo tale che da un punto di vista educativo e quindi da un punto di vista anche di educazione alimentare possa essere un'idea per apportare tutti quei benefici che oggi nell'alimentazione sono fondamentali. È un tentativo di arrivare attraverso la refezione a fare salute alimentare. In questo il contributo fondamentale viene ovviamente dalle ditte che si aggiudicano l'appalto che devono garantirci quella qualità e dal ASL Napoli 1 Centro che ci segue e ci assiste in tutte le altre operazioni. È fondamentale coinvolgere i genitori perché senza il loro contributo i nostri bambini continueranno ad avere una cattiva cultura dell'alimentazione che nell'anno dell'Expo cerchiamo di combattere.